Ciao a tutti! Oggi sono qua per parlarvi di un nuovo fumetto, ovvero Il Lago dei Cigni di Andrea Meucci ed Elena Triolo. Come suggerisce il titolo, è liberamente ispirato al famosissimo balletto del Lago dei Cigni, ma è ambientato in una moderna Mosca. La storia parla di Siegfried, un principe che per il giorno del suo compleanno va a caccia con degli amici e si imbatte in un gruppo di cigni. Tuttavia questi non sono semplici cigni, infatti si dimostrano essere delle fanciulle che sono vittime di un sortilegio e per questo sono state trasformate in cigni. Tra queste ragazze c'è Odette, una ragazza molto tenace dalla parlantina facile che si trasferisce poi da Siegfried. Tuttavia l'artefice di questo sortileggio, ovvero Rothbar, non è disposto a lasciare andare via facilmente la ragazza. Questa storia mi è piaciuta veramente tanto, soprattutto per l'originalità. Nonostante si rifaccia a una storia vista e rivista, interpretata in vari modi, gli autori secondo me sono riusciti a darle un tocco in più. La storia è decisamente attuale e moderna e i dialoghi sono molto brillanti e incisivi. Nonostante questo però ci sono anche degli echi al passato, alla storia originale, come ad esempio la presenza di un castello sfarzoso, l'organizzazione di un ballo per trovare moglie al principe o il semplice sortilegio. Sono tutte cose che rimandano un po' alla storia originale, ma che hanno anche qualcosa di fiabesco. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto di questo fumetto è che la storia è narrata da due punti di vista, ovvero quella di Siegfried e di Odette a mo' di diario. È una cosa appena accennata, presente soltanto in alcuni punti della storia, ma a me piace veramente tanto quando una storia è narrata da diversi punti di vista, perché in questo modo riusciamo a capire meglio i personaggi. E in questo caso l'ho trovato appunto efficace e decisamente comico, perché ci sono diverse scene che appunto vengono narrate dai due punti di vista e sono totalmente differenti e molto simpatici. Per quanto riguarda i personaggi, Siegfried non è il classico principe azzurro, è un principe totalmente svogliato che si comporta come qualsiasi ragazzo di 20 anni dell'era moderna, diciamo. Incarna secondo me lo stereotipo del ragazzo giovane d'oggi. Gli piace andare a ballare, organizzare feste, gli piacciono le donne, bere, divertirsi con gli amici, giocare ai videogiochi. È un ragazzo anche molto superficiale, per questo è il personaggio che ho apprezzato meno della storia, perché a tratti l'ho trovato veramente insopportabile e odioso. Inoltre è un ragazzo che non sa veramente come sopravvivere da solo al mondo d'oggi, non sa neanche accendere l'aspirapolvere, per dirvi. Un personaggio invece che mi è piaciuto molto e che è probabilmente il mio preferito è Odette. È una ragazza veramente tenace, forte, bellissima e leggiadra. Mi sono piaciute veramente tanto le scene in cui danza, perché sembra veramente qualcosa di divino, di spettacolare, così sinuosa, così leggiadra. Mi è piaciuto tanto. E nonostante questo però non è una ragazza perfetta, anzi ha mille difetti e ci vengono mostrati molto bene in questa storia. Sa essere a tratti anche lei odiosa, sempre alla ricerca della lite, non le stanno bene tante cose, non sa cucinare, vuole essere indipendente. L'ho trovata molto vera. Un altro personaggio che mi è piaciuto tanto è Odile. All'inizio è succube del padre, fa esclusivamente quello che le viene detto, sembra non avere personalità, carattere, sembra veramente un guscio vuoto, ma alla fine sa come riscattarsi e questa cosa mi è piaciuta veramente tanto. Anzi, avrei preferito scoprire di più su questo personaggio, perché l'ho trovato molto interessante e poteva essere secondo me caratterizzato meglio. In generale questo fumetto è ricco di figure femminili forti, indipendenti, che non hanno assolutamente bisogno di un principe che le salvi o di una figura maschile che le protegga, che le difenda. In generale non hanno bisogno di nessuno se non di se stesse. Mi è piaciuto tanto che le figure femminili fossero così predominanti e che venissero in un certo modo ridicolizzati invece i personaggi maschili della storia, soprattutto il principe. I personaggi nel complesso mi sono piaciuti, anche se li ho trovati un tantino superficiali, nel senso che, a parte Siegfried che è veramente un personaggio superficiale di suo, li ho trovati poco magari caratterizzati. Si poteva andare secondo me un pochettino più a fondo nelle loro personalità, nei loro caratteri. I disegni di questo fumetto mi sono piaciuti veramente tanto, in parte perché apprezzo molto i disegni semplici ma allo stesso tempo espressivi e immediati, in modo che il narratore non debba spiegarti tutto ma che tu possa capire attraverso appunto i disegni. Inoltre danno un tocco molto fiabesco a questa storia moderna
e attuale, senza però tanti fronzoli. I colori sono molto decisi e il colore prevalente è il verde, penso si possa capire anche dalla copertina del fumetto. È una cosa che ho apprezzato tanto perché io amo il verde e non so per quale motivo mi ricordava ancora di più una dimensione diversa dalla nostra, nonostante sia una storia attuale, si affrontino dei problemi comunque a cui vanno incontro tantissime persone al giorno d'oggi. Quest'aura verde la rendeva un pochettino magica, quasi surreale. Mi è piaciuto molto inoltre che venisse contrapposto questo colore o al nero o al bianco. Ci sono infatti tante tavole molto scure e altre molto chiare ed è una cosa che visivamente mi ha colpito tanto. La cosa che probabilmente mi ha più sorpresa di questo fumetto è il finale della storia. Non è assolutamente banale o scontato, è un altro finale alternativo del Lago dei Cigni che ho trovato veramente azzeccato per questo tipo di storia, molto vero e attuale. Probabilmente mi è mancato un po' del romanticismo della storia originale, però in questo contesto, per quello di cui si parla, probabilmente sarebbe stato fuori luogo. È un fumetto veramente molto ironico, vivace, moderno, nonostante si rifaccia a una storia così antica, sono riusciti gli autori a interpretarla in una chiave moderna che secondo me può piacere veramente a tutti. È un fumetto che si legge molto piacevolmente, come vi ho già detto è molto simpatico, divertente, ironizza su tanti aspetti della vita quotidiana come ad esempio anche la convivenza, vi lascio solo immaginare che scene comiche fra Odette e Siegfried, due persone praticamente agli antipodi che si ritrovano a convivere, è veramente comico. Inoltre se vi piace il Lago dei Cigni non potete farvelo scappare, è una storia che a me personalmente piace veramente tanto e nonostante io abbia visto tante rappresentazioni, interpretazioni dell'opera, questa è riuscita a stupirmi. Ringrazio veramente di cuore Elena Triolo per avermi dato questa opportunità di leggere il fumetto che ha disegnato, inoltre mi ha fatto una dedica veramente molto bella, disegnando Det, che tra l'altro è il personaggio che più ho preferito di questo fumetto, quindi super azzeccato, ti ringrazio veramente di cuore. In descrizione vi lascio la sua pagina Facebook dove posta delle vignette veramente molto simpatiche. Trovate inoltre il link per acquistare il fumetto e vi lascio anche l'anteprima per sfogliare le prime pagine, in modo che possiate giudicare voi se vi piace, vi incuriosisce o meno. Fatemi inoltre sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate di questo fumetto, se lo avevate già visto, adocchiato, se lo avete letto, che cosa ne pensate, insomma, sono veramente molto curiosa. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!